passarvi, magari noi due ci possiamo passare questo e voi due potete prenderli. Buongiorno. Scientifico, buongiorno. Responsabile dell'inserto Fittoscienze della Stampa, coordinatore dell'Hub Salute del Gruppo GEDI. Abbiamo anche qui con noi il professor Alberto Peruzzi, professore di filosofia teoretica all'Università di Firenze. Buongiorno, innanzitutto grazie per essere qui con noi oggi. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Grazie a voi. Direi proprio di partire allora da questo libro e dal suo titolo. Come potrebbe essere il domani perché la scienza può rendere il nostro futuro migliore? Diciamo che in generale a qualcuno che poi non è esperto del settore scientifico per l'appunto, questo titolo può sembrare un pochino ambizioso. Pensate che effettivamente la scienza possa dirci qualcosa sul domani e perché dovrebbe essere in qualche modo privilegiata nel raccontare il futuro? Chiederei proprio ai due autori del libro. Ma allora io posso cominciare con una battuta. Naturalmente il titolo di questo libro, per chi poi vorrà leggerlo, è volutamente ambizioso e anche, se volete, un po' provocatorio, ma naturalmente non è pura provocazione, ma per, vedo tanti giovani in sala, per chi conosce e segue un po' le vicende della scienza contemporanea e non solo, sa bene che la scienza da sempre ha questa caratteristica di conoscenza proiettata nel futuro. E quindi mi viene in mente una frase che noi citiamo nel libro di un americano che si chiama John Brockman, che è il creatore di un sito molto famoso che si chiama edge.org, e lui è di fatto l'editor dei principali scienziati americani ed è l'uomo che ha spinto molti grandi scienziati americani a scrivere dei libri, a diventare personaggi pubblici, insomma ha creato un po' la figura dello scienziato superstar come siamo oggi abituati a vederli nei convegni, nei grandi festival, in televisione, sui media. E lui dice una frase
che a me affascina sempre, e cioè dice: noi camminiamo e invece gli scienziati corrono. E gli scienziati in questa corsa corrono verso il futuro. E quindi io, che sono un giornalista, quando incontro qualche scienziato e comincio a interrogarlo, mi rendo conto che questi scienziati sono quasi dei viaggiatori nel tempo. In fondo, con i loro studi, che possono essere teorici oppure anche applicativi, con le loro invenzioni in fieri, eccetera, in realtà ti danno immediatamente questa sensazione di vivere in un tempo altro, cioè come se parlando con loro tu potessi in qualche modo già intravedere delle idee e poi anche delle tecnologie che poi dovranno arrivare in un prossimo futuro e poi condizioneranno la nostra vita quotidiana. Quindi con Massimo Inguscio abbiamo pensato di scegliere questo titolo proprio per dare l'idea che la scienza è questo viaggio nel tempo. E a proposito di citazioni, abbiamo anche citato un famoso matematico inglese, che è Ian Stewart, che dice: il futuro è incerto, ma la scienza dell'incertezza è la scienza del futuro. Quindi se ci pensate, oggi una delle parole, come si dice, più di moda, più cool, è proprio la parola futuro, ed è anche, tra l'altro, Massimo, la parola che ha citato il neo premio Nobel Giorgio Parisi quando ha ringraziato pubblicamente nella sua prima uscita pubblica, il pomeriggio stesso della sua vittoria del Nobel alla Sapienza, quando lui ha parlato proprio del futuro e dei giovani, quindi ha fatto questa triangolazione tra giovani, scienza e futuro. E quindi questo libro vuole essere una sorta di invito a guardare qualcosa che sta per avvenire. Beh, allora intanto questo titolo deriva dall'ovvia condizione di ottimismo di chi fa il più bel mestiere del mondo, che il giocare con la scienza, ma soprattutto con la ragione. Ed è la ragione che poi determina, come dire, il futuro. Quindi la scienza in tutto questo è anche il trionfo, come dire, della ragione in tutti i sensi. E questa sala è un po' interessante nella distribuzione topologica, diciamo, delle persone, perché anche qui il futuro sembra lontano, nel senso che i giovanissimi li vedo lì in fondo, ma sono proprio loro il futuro. Cioè la scienza lavora per i giovanissimi, per i figli, per i nipoti, e nel libro, per esempio, c'è la citazione di una, come dire, di una risposta che il Signore, che nel 69 mandò il primo segnale internet, diciamo, sulla costa ovest, diciamo, americana, che passò anche inosservato perché era lo stesso anno della discesa sulla Luna, e quindi sembrava tutto Luna, sembrava che tutto si aprisse un nuovo mondo con la Luna, eccetera. Questo segnalino, questo beep internet, non significò quasi niente, diciamo, non risuonò per niente. Allora al CNR qualche anno fa abbiamo celebrato l'anniversario di quella, come dire, di quell'evento, l'anniversario mondiale, ed è stato anche riportato che è stata fatta ovviamente la domanda all'inventore di internet, dicendo: ma quale sarà il futuro? E la risposta, che appunto citiamo nel libro in questo contesto, è quello, lui risponde: ask your kids, cioè domandate ai vostri figli. Cioè il futuro è, come dire, imprevedibile, ma è sicuro che la scienza è la base, la scienza e la cultura in generale, ma poi soprattutto la scienza, è la base su cui si costruisce il futuro, che evidentemente
procede, come dire, a tentoni, perché questo ce l'ha insegnato Galilei. Galilei, anche questo viene raccontato nel libro, questo libro è un po' un mettere insieme, come dire, scienza, ricerca, grandi temi, ma anche storia, storia del CNR, ma come dire, tanta storia, come dire, italiana. Galilei, no, ci ha insegnato che non ci sono certezze dogmatiche nella scienza, ma che tu devi fare un esperimento, poi un altro, deve essere confermato, deve essere riproducibile, e così procede, come dire, la scienza. Quindi è, come dire, imprevedibile, perché l'altra cosa che succede è il piacere della sorpresa. Le più grandi, come dire, scoperte fondamentali che hanno sconvolto il futuro sono scoperte, appunto, cioè si scoprono cose che non si sanno. No? Un pochettino come Galilei che guarda col telescopio, col cannocchiale, scusatemi, Giove, scopre le lune, diciamo, e via discorrendo. Quindi, secondo me, il titolo è giusto, diciamo, nel voler dare il messaggio che il metodo scientifico, il lavoro di tutti, ma soprattutto dei più giovani, ma sapete perché, cari giovani, giovanissimi? Perché non avete dietro il peso di, come dire, tanti insegnamenti che vi bloccano su certe discipline, quindi siete pronti ad andare in maniera trasversale. Curiosare nelle vetrine degli altri fu il motto, la parola d'ordine che diede Voltaire inventando, come dire, il CNR. Ecco, diciamo, non c'è dubbio che in questa apparente incertezza che si è rivelata apparentemente durante, come dire, la pandemia, non c'è dubbio che il progresso, diciamo, si basa sulla, come dire, sulla scienza. Questo è il messaggio che questo libro vuole dare. Vuole dare il messaggio che stiamo facendo, che c'è la possibilità di giocare col più bel mestiere del mondo e garantire un futuro a ognuno di noi e a, come dire, all'umanità. Grazie, e starei proprio su questi temi a cui avete fatto cenno raccontandoci il significato del titolo del libro. In apertura citate proprio il fatto che la scienza è sempre inevitabilmente accompagnata dal dubbio e dalla consapevolezza dell'imperfezione, e questo è un assunto che difficilmente può essere messo in discussione. Detto ciò, in questo periodo storico particolare è anche difficile parlare di scienza in questo senso, perché bisogna conciliare questo aspetto con la fiducia indiscussa che viene richiesta ai cittadini nei confronti della scienza stessa. Come si conciliano allora questi aspetti? Cioè la comprensione della imperfezione e soprattutto del dubbio che deve sempre rappresentare la scienza, e allo stesso tempo la necessità di avere fiducia e di non metterla in discussione nel momento in cui solo a quella ci si può effettivamente affidare. E su questo poi vorrei anche il parere del filosofo qui presente. La conoscenza umana nasce dalla messa in dubbio delle credenze che in qualunque momento circolano in una determinata società. Non è che chi fa ricerca in qualunque ambito si alzi la mattina e abbia voglia di mettere in dubbio qualcosa. Lo mette in dubbio se si è impegnato a risolvere un problema, si è accorto che i quadri concettuali di cui si serviva non riescono ad aiutarlo a risolvere il problema, e comincia a indagare quali sono i presupposti, quali sono i principi da cui è partito, le ipotesi, e comincia a lavorare mettendone in dubbio qualcuna, provando a vedere come una sorta di bricolage mentale che cosa c'è da cambiare. E questo è un primo punto che riguarda la ricerca. Poi c'è la messa in dubbio della presunzione. No? Il dubbio è legato all'abbandono della presunzione. Talvolta la gente si immagina che gli scienziati si considerino come degli dei, dei possessori di una certezza suprema, il che non è. Talvolta danno anche questa impressione, devo dire la verità, ma sono una minoranza e non possono essere sovrapposti a quello che è il senso dell'attività scientifica. Quindi il dubbio, ed è solo attraverso questa continua messa in discussione che si può garantire un'attendibile conoscenza. La rivedibilità della conoscenza scientifica è una delle caratteristiche che consente, da un lato,
la revisione continua di quello che il passato ci ha consegnato, il bagaglio di conoscenze ottenute finora e l'avanzamento. Che tanta gente abbia bisogno di certezze, questo lo sappiamo tutti, abbiamo bisogno di alcune certezze per andare avanti nella vita. Dire che si può, che non ci sono certezze assolute, appunto non ci sono certezze assolute per quanto riguarda le prove che possiamo addurre a sostegno o contro una qualunque affermazione. Questo, anche questo fa parte della vita umana, che questo atteggiamento è stato all'origine della scienza moderna, ricordiamocelo, quindi voglio dire, quando gli alfieri di quello che è il metodo scientifico, che oggi è diventato così normale e al tempo non lo era, sono partiti da questo. Uno di questi, per dire, si pensa a Cartesio, l'inventore della geometria analitica di altre cose, ma anche grande filosofo, partiva proprio dal dubbio, no? Il dubbio metodico, mettere in discussione tutte le credenze precedenti per poter arrivare a fondare una qualche conoscenza che per lui doveva essere un insieme di verità assolutamente certe. Questo è un compito che spesso i filosofi si sono posti con discutibili esiti, però è anche un elemento che ha portato a dei risultati. Però ecco, diciamo, si dubita, il dubbio è intrinseco all'attività di ricerca in qualunque campo, ma sempre in situazione, in circostanze in cui ci si trova a dover affrontare dei problemi e di fronte a questioni che il sapere tramandato, arrivato fino a noi, quello che ci hanno insegnato i nostri maestri all'università, non ci consente di risolvere un problema. Ecco, allora si comincia a dubitare di qualcosa. Quindi ci sono delle motivazioni specifiche, non è il gusto di alzarsi la mattina e di dire io metto in dubbio tutto, perché questo è un atteggiamento irrazionale più che razionale. Io volevo solo fare una chiosa da giornalista dopo l'analisi del filosofo. Scrivendo questo libro con Massimo ci siamo resi conto che, poi l'abbiamo fatto anche in tempi di pandemia, quindi in un momento particolarmente drammatico per tutti noi, e ci siamo resi conto che questa altalena tra certezze e incertezze della scienza è continua ed è una realtà che sembra a un non addetto ai lavori quasi schizofrenica, ma in realtà è proprio alla base della scienza stessa, per cui questa sorta di conoscenza in continua evoluzione da una parte ci dà delle certezze, per esempio ci dice la distanza dalla Terra alla Luna ed è quella è una certezza, nello stesso tempo ci spalanca continuamente delle possibilità e dei problemi di fronte ai quali in realtà noi siamo impreparati e questa conoscenza quindi può essere ipotetica, può essere piena di dubbi, di interrogativi che non riusciamo a soddisfare. E se ci pensate bene, in tempi di pandemia noi tutti abbiamo vissuto questa sorta di atteggiamento schizofrenico. Volevamo sapere dagli scienziati tutto, ma gli scienziati non potevano dirci tutto. Per cui man mano gli epidemiologi, farmacologi, virologi, eccetera, ci dicevano sappiamo questo del coronavirus, ma non sappiamo quest'altro. E a me ha fatto molta impressione, ripeto, come giornalista, per esempio intervistando una persona come Anthony Fauci, che è diventato un po' il simbolo, diciamo, del super scienziato medico che si è occupato di questi temi del coronavirus e della pandemia, che lui in molti casi, spesso in tante interviste, lui aveva il coraggio di dire non lo sappiamo. E se trovatemi voi una categoria di persone, al di là degli scienziati, che pubblicamente dicano non lo so, oppure dobbiamo ancora scoprirlo. In genere noi siamo abituati all'artificio retorico di persone, e ognuno di noi può immaginare qualche nome, che comunque vuole darci a tutti i costi una certezza, ce la dà anche se non la possiede, e quindi finge. Mentre gli scienziati in questo sono persone trasparenti, prima di tutto verso se stesse, poi verso la comunità dei loro colleghi e poi verso la società nei confronti della quale hanno un dialogo continuo. Quindi questo concetto del non sapere, ma di voler sapere,
è un concetto fondamentale. Se ci pensate, una delle ultime righe dell'Origine dell'uomo di Darwin dice proprio luce si farà sull'origine dell'uomo. Lui ammette che ai suoi tempi non si sapeva ancora quasi nulla delle origini della nostra specie sapiens, però era sicuro, lui che era un padre e un maestro del metodo scientifico, che comunque a un certo punto la conoscenza sarebbe progredita, e difatti è successo esattamente questo. Quindi questo aspetto continuo di sapere e non sapere è davvero alla base di tutto, e questa è la mia conclusione. Per noi cittadini normali non è facile accettare tutto questo, perché ci mette in uno stato di disagio. Noi in fondo abbiamo una mente, se volete, più simbolica e religiosa, che vorrebbe avere sempre delle certezze. La scienza invece è una sorta di continuo terremoto del modo in cui noi vediamo il mondo e anche del modo in cui noi concepiamo noi stessi. E quindi quando si parla di cittadinanza scientifica vuol proprio dire che ognuno di noi deve fare questo sforzo di capire questo metodo, di studiare un po' se vuole, perché i temi sono straordinariamente appassionanti, e poi a un certo punto avere anche questa sorta di umiltà e dire non viviamo di certezze, ma viviamo di conoscenze che si costruiscono man mano, e questo è il massimo che al momento possiamo avere. Ma qui adesso sta facendo da esempio la pandemia è la soluzione o non soluzione, diciamo, dei problemi, dove in apparenza è venuta sfiducia a un certo punto, ma attenzione, la sfiducia non è giustificata, diciamo, ma soprattutto quello che ha evidenziato, questo evento drammatico, prevedibile, ma alla fine sempre imprevisto, diciamo, ha evidenziato che la scienza è quella che determina le cose, perché se tanti scienziati si sono messi poi a dialogare, e qui c'è il problema della comunicazione, quindi anche i giornalisti, con buona pace di, hanno le loro di colpe. Gabriele, diciamo, hanno le loro colpe, però la scienza, attenzione, ha fatto vedere che senza che nessuno lo sapesse nel corso dei decenni, ha prodotto, raggi laser con cui si intrappola il singolo atomo, il singolo virus o la singola cellula. Difatti qui si parla di uno dei premi Nobel dati per quello, per cui si capisce se il virus c'è o non c'è, come cambia. Ha capito come entra nell'RNA e si propaga. Ha fatto l'imaging, quelle foto drammatiche ma anche bellissime che vedete del Covid, sono incredibili, ma sono utilissime poi, alla scienza, ma sono il risultato di tante ricerche fatte in silenzio. Quindi la scienza è stata pronta con tutti i suoi strumenti, ed è stata così pronta che in questo inseguirsi di scienza e tecnologie, sinergie ormai che sono europee, mondiali, cioè la scienza si muove su scala mondiale come la pandemia, aveva gli strumenti obiettivi per poter affrontare, questi temi. Ed è la scienza libera, questa è l'altra cosa che io vorrei dire, il signore amico che poi in effetti Obama prese come suo ministro segretario per l'energia, che per primo decise di voler, intrappolare con la luce laser, delle cellule. Lo faceva così, quasi per fantasia, libera, per sport. E così prima Gabriele ha citato Giorgio Parisi, la ricerca che l'ha portato al Nobel, lui l'ha fatta che era trentenne, quindi una quarantina o poco più, di anni fa, e l'ha fatta così di fantasia, quest'idea, se nel disordine, che è caotico, eccetera, si potessero trovare delle strutture. Lui le ha trovate e poi da lì ci sono, conseguenze importanti. Questa è l'altra cosa importante. Quindi quello che la pandemia ha dimostrato è che la scienza e la tecnologia e l'organizzazione della scienza e della tecnologia erano pronte ad affrontare questa roba.
Poi lasciatemi dire un'altra cosa. La pandemia ha ancora di più dimostrato che la scienza è una, senza aggettivi, è multidisciplinare. Questioni come la pandemia, come i cambiamenti climatici di cui parliamo, come diciamo, tante robe, si affrontano e la scienza, stavo per dire fisica del complesso, in effetti è la complessità, quello per cui è stato dato il premio Nobel, come dire, quest'anno, ma che si affronta con tutti gli strumenti insieme e ha dimostrato quindi la trasversalità, come dire, della cultura e della cultura scientifica. Allora il Consiglio Nazionale di Ricerca, che era stato per questo, come dire, costruito, a un certo punto, con lo stesso presidente che fece partire l'Italia immediatamente sul progetto per fare il laser in Italia, per cui noi siamo, come dire, adesso, come dire, autorevoli, però introduce anche le scienze umane nel Consiglio Nazionale delle Ricerche. E quello che sta succedendo in questi ultimi mesi, come dire, o anno, ha certamente dimostrato l'assoluta trasversalità, diciamo, della cultura scientifica, di come si affrontano le cose, perché molti dei non convincimenti, delle sfiducie, eccetera, sono conseguenza hanno fatto in modo che siano entrati in gioco anche gli scienziati cognitivi, gli psicologi, gli scienziati sociali, che hanno un ruolo, come dire, fondamentale, come dire, nel capire tutto il complesso, quando di mezzo c'è anche il sociale. Quindi stranamente, e poi alla fine questi vaccini sono stati fatti rapidamente, hanno battuto l'oscurantismo di chi, come dire, ha paura del vaccino, e di fatto si sta dimostrando che i problemi così complessi si stanno appunto risolvendo. Però questi sono, ecco, i messaggi che io che vorrei aggiungere, cioè che è molto fondamentale che tutti intervengano in questa costruzione, non solo il fisico, il chimico, il biologo, ma anche il filosofo, il sociologo, lo storico, come dire, via discorrendo. Beh, proprio pensando a questa pluralità di aspetti, mi sorge una questione per la quale vorrei interpellare il dottor Beccaria, perché appunto mi pare che valga la pena anche di fare un cenno al ruolo che ha un giornalista di fronte a tutta questa pluralità di punti di vista e di, più che altro, soltanto di approcci proprio alla scienza, che poi è una. Lei citava anche il fatto che lo scienziato è in grado di dire non so. Alcuni probabilmente sì, ce ne sono stati altri che invece di dire non so, magari sono passati alle opinioni, dai fatti. Come si pone il giornalista in questo senso? E secondo lei, ora non voglio entrare nel tutto il discorso etico, però lei in primis come si pone di fronte proprio a questo fatto e alla realtà che ci fa vedere scienziati che poi dal parlare di qualcosa di scientifico passano anche al dare opinioni che invece vanno ben al di là? A chi dare la parola e come muoversi in questo ambito? Questa è quelle domande che si dice da $1 milione, ma una vera risposta non c'è. Io penso che noi tutti ricordiamo almeno una decina di volti di scienziati che sono intervenuti e che continuano a intervenire in questo periodo riguardo alla pandemia, e tra l'altro se andate a vedere su Google ci sono anche le classifiche di quelli più attendibili, affidabili, più simpatici, meno quelli che poi si sono un po', come dire, persi per la strada, vittime anche di quello stesso sistema mediatico che pensavano di poter controllare, invece ne sono rimasti in qualche modo schiacciati. Quindi insomma, il giornalista è chiaro che si deve porre in una posizione molto, molto complessa in questo, ma io credo che alla base ci sia proprio potremmo usare il termine dialogo, vale a dire, gli scienziati oggi si stanno abituando a interagire continuamente con la società. Io quando ho cominciato la mia carriera di giornalista, ormai tanti anni fa, devo dirvi che gli scienziati parlavano molto poco, era difficile, per esempio gli scienziati non partecipavano ai festival, parlavano nei convegni e poco altro, non andavano quasi mai in televisione, erano insomma un mondo molto chiuso. Oggi questo mondo per fortuna si è aperto,
E naturalmente ci sono, come sempre succede, essendo gli scienziati esseri umani, alcuni più abili, altri un po' meno. Poi sapete che ci sono anche molte storielle che circolano sugli effetti del premio Nobel sugli scienziati, perché ci sono stati non pochi scienziati che a causa del Nobel, come dire, hanno perso un po' la testa. C'è il caso famoso, per esempio, di Watson, lo scopritore del DNA. Ce ne sono anche altri che, insomma, voi conoscerete, e adesso non stiamo a citare. Ma quindi è chiaro che con gli scienziati stiamo parlando di esseri umani. Però quelli, diciamo, più professionali sanno sempre distinguere e soprattutto sanno spiegare alla pubblica opinione la differenza tra i fatti, le evidenze, ciò che si sa, e poi invece le loro personali opinioni oppure le proiezioni e le previsioni che si possono fare o gli scenari, quindi sono due cose molto diverse. Quindi diciamo che in questo scenario pandemico ci sono state un po' di responsabilità miste, molte dei giornalisti, qualcuna anche di qualche scienziato, che hanno finito per confondere i fatti con le opinioni, e quindi ci siamo trovati in questa situazione così un po' caotica. Però io credo che comunque la scienza ci dimostri sempre che i fatti hanno una loro forza e una loro evidenza che alla fine emerge sempre, e quindi quando voi interrogate uno scienziato, lo scienziato è abituato a ragionare sui fatti, a darveli, a presentarveli e, ripeto, a dirvi anche ciò che ancora è incerto e in via di studio. Quindi tutto sommato non è poi così difficile, se si vuole fare chiarezza. È difficile semmai il fatto che oggi viviamo in un pianeta talmente ricco di informazioni che facciamo fatica a gestire tutte queste informazioni, perché se ci pensate né gli scienziati né i giornalisti, ma neanche i governi o i poteri, quelli che noi immaginiamo politici o finanziari, hanno poi quel controllo dell'informazione che a volte si pensa, che certi cospirazionisti pensano, perché il mondo digitale, il mondo dei social è una sorta di grande maionese dove in realtà la diffusione delle fake news, di cui anche parliamo a un certo punto in un capitolo a proposito delle digital humanities, tende ad avere il sopravvento. Quindi ognuno di noi deve alla fine diventare anche un po' uno scienziato di se stesso per cercare di avere una bussola in questo grande caos. Grazie per il punto di vista. Voleva commentare? Sì, volevo dire che questa della divulgazione, ma meglio e soprattutto della comunicazione, e questo è diventato un aspetto fondamentale di cui si devono occupare e si occupano anche le organizzazioni. Cioè il Consiglio Nazionale delle Ricerche, proprio in piena pandemia, ha istituito una piattaforma che si chiama Outreach, cioè che significa proprio come raggiungere il tutti, sia per fare insegnamento digitale a distanza eccetera, ma anche per esempio per discutere le fake news e via discorrendo. C'è una rubrica, come dire, di interazione in diretta in cui uno domanda: ma è vero che il 5G porta il virus, come dire, via discorrendo? Cioè voglio dire che questo aspetto di comunicare, di saper comunicare e di farlo bene è addirittura intrinseco, diciamo, con la ricerca che si fa, e quindi proprio le istituzioni hanno una loro responsabilità. E poi, per tornare alle persone, giustamente Gabriele citava l'esempio del Nobel che poi forse perde la testa e si occupa di cose diverse, e citava l'esempio dello scopritore della doppia elica. Ma il vero scienziato, grandissimo scienziato, e questo lo trovate nel libro, ne trovate uno o due casi o tre, è anche quello che invece riesce a suggerire a sorpresa cose diverse. Cioè la meccanica quantistica, che ormai è diventata da filosofia, diciamo qual era, è diventata, come dire, scienza, tecnologia,
su cui noi adesso davvero stiamo costruendo il futuro in modo, come dire, molto rapido e significativo, nasce da Richard Feynman, che è praticamente, come dire, l'inventore della elettrodinamica, come dire, quantistica. E lasciatemi dire, questo lo trovate anche nel libro, l'elettrodinamica quantistica è una cosa astrattissima, però nel farla capire alle persone molto giocò la maniera con cui lui sapeva fare i disegnini, sapeva comunicare. Però Feynman, quindi elettrodinamica quantistica, che riguarda questioni di altissime energie, eccetera, è quello che poi spinge nella meccanica quantistica. Così come il nostro Enrico Fermi, che tutti associano al gruppo di Via Panisperna e alla fisica nucleare romana, in effetti è quello che nei suoi primi 2 o 3 anni da professore a Firenze scopre la statistica di Fermi, che è quella con cui nascono i semiconduttori, da cui tutt'oggi dipende molto della nostra, come dire, tecnologia, e scopre quella che è la base delle celle solari che offrono, come dire, l'energia fotovoltaica come alternativa all'energia, alla produzione di energia, come dire, che fa male, ma che al ritorno dagli Stati Uniti, dopo che era, sapete, andato via prima della guerra negli Stati Uniti, poi lui ritorna e qui ho trovato molto bello, come dire, nel libro poi come si è organizzata, anche grazie alla fantasia creativa del collega giornalista, ma sono tutti fatti, come dire, veri. Lui, quando gli chiedono a Varenna, sul lago di Como, in quella che sarebbe stato poi praticamente il suo ultimo soggiorno italiano, cosa fare di 150 milioni all'Università di Pisa, e sperano che lui dica, beh, fate un acceleratore di particelle, fate qualcosa di cosa di fisica nucleare, lui invece a sorpresa se ne esce con il suggerimento di fare un calcolatore elettronico. Dice, dovete fare un calcolatore elettronico perché il calcolatore elettronico avrà eccetera, quindi, capito? Quindi vedete, quando uno scienziato è davvero scienziato, poi spazia, vero, da una parte all'altra, diciamo, anche con un senso a volte di responsabilità sociale. Lo stesso Feynman, come sapete, è quello che scoprì, perché era andato in tragedia, diciamo, il decollo del Challenger, perché si vide che col freddo un O-ring si era diventato troppo rigido e aveva fatto perdere idrogeno, come dire, fatto così. Però ecco, la figura di Fermi, e lasciatemi dire, se la scienza italiana è molto rispettata nel mondo e la fisica certamente aiuta, come dire, in questo, è perché noi in Italia siamo tutti figli di Fermi, come si racconta nel libro, perché Fermi, oltre ad essere un genio, ci ha insegnato a come si organizza, come dire, la ricerca, come si fanno le grandi imprese, e ancora ci proietta, come dire, nel futuro. Se venite a Santa Croce, cara al mio collega fiorentino, c'è una lapide che ricorda Fermi, che non è sepolto lì perché i suoi figli, essendo ebrei, però dice, mise in mano all'uomo una forma di energia pericolosa, perché pensano al nucleare, ma invece non è vero, perché lui ha messo anche in mano all'uomo qualcosa di tremendamente, come dire, diverso. Quindi queste sono le figure delle menti libere. Per quanto riguarda l'aspetto filosofico di questa conversazione, proprio perché reputo che sia molto interessante avere l'occasione anche di parlare di filosofia nel momento in cui si parla di scienza. Penso ad Hawking, che parlava di un divorzio fondamentalmente fra scienza e filosofia, con la scienza che corre sempre in avanti e la filosofia che a un certo punto rimane indietro. Penso invece anche ad Einstein, però, che dice che l'indipendenza determinata dall'analisi filosofica è proprio ciò che distingue un mero specialista da un cercatore autentico della verità. In che rapporto possono stare quindi i due ambiti della conoscenza, e che strumenti ha il filosofo per analizzare la scienza? Dunque, perché nasce una filosofia della scienza? Innanzitutto teniamo presente che quella che oggi chiamiamo scienza, e questo è un punto che mi ha fatto molto piacere che abbia ricordato il nostro Nobel Giorgio Parisi, un tempo non si chiamava scienza, perché il sostantivo scienza viene dal latino scientia,
che voleva dire semplicemente conoscenza, poteva essere avere scienza del falegname, di come si fa un mobile, avere scienza uno che sapeva costruire qualcosa, eccetera. È in realtà un termine che in passato aveva un altro nome, si chiamava filosofia naturale, filosofia naturalis. Se andate a vedere qual è il titolo dell'Opus Magnum di Newton, il titolo è Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, i principi matematici della filosofia naturale. Quindi è che la scienza, quella che noi oggi chiamiamo scienza, abbia un legame con la filosofia, storicamente può essere illustrato in tante maniere, perché in fondo è un modo di porsi problemi sulla natura, farsi delle domande che vogliono arrivare a trovare delle risposte che ci facciano capire, comprendere come è fatto il mondo, come mai succede quello che succede, come mai il mondo non è in un altro modo rispetto a com'è. Poi le strade si sono divise indubbiamente per tante ragioni, che figuriamoci non m'azzardo neanche a entrare nel merito, però di fatto si sono divise, ma non del tutto. E quello che la sua domanda faceva riferimento alla filosofia della scienza, in un certo senso uno si chiede, ma quando è che è nata questa filosofia della scienza? Diciamo, la risposta immediata è negli anni 20 del secolo scorso. Il termine philosophy of science o altri termini in altre lingue europee. In realtà è nata nel V secolo avanti Cristo, se si va a vedere bene, perché voglio dire, certe domande di indagine su quali sono i metodi da seguire per capire il mondo e quale tipo di struttura deve avere la conoscenza, se l'erano posti i filosofi greci già 25 secoli fa. Però il termine filosofia della scienza ha a che fare con un gruppo da quello che è venuto fuori da un gruppo di scienziati e filosofi che si misero insieme per elaborare i principi di base su cui si costituiva il sapere scientifico, indagare la fondatezza dei metodi, del metodo sperimentale, del metodo logico-matematico utilizzato nel ragionamento dell'impostazione delle teorie scientifiche, nell'analisi dei linguaggi di cui si serviva questa o quell'altra scienza, dell'architettura delle varie scienze, eccetera. Quindi è stata un'indagine a quel punto lì sulla scienza, sulle condizioni della scientificità, sulle garanzie o non garanzie, quindi l'esame di ciò che è verificabile come ciò che soltanto ha un senso, in senso di ci si può chiedere se è vero o falso, e di ciò che è falsificabile, quindi vari tipi di impostazioni, un caso orientata all'induzione, quindi all'estrapolazione da una base di dati finita di ipotesi di carattere più generale, oppure orientati alla ricerca di controesempi di ciò che si afferma, e nel caso in cui questa ricerca non vada a buon fine e quindi il controesempio non si trova, un modo per corroborare le ipotesi che si sono trovate. E di lì è nato questo, che poi, ecco, e con questo chiudo questa osservazione, questo ha posto però i filosofi in un atteggiamento di visione dall'esterno della scienza e li ha confinati in una sorta di diciamo metaspazio, no? Invece dello spazio della ricerca, a guardare quello che facevano gli scienziati senza collaborare con gli scienziati. Secondo me dal libro anche di Inguscio e Beccaria viene forte invece un'esigenza di una collaborazione fra le aree disciplinari, in particolare anche fra chi fa ricerca in campo matematico, fisico, chimico, biologico, con filosofi e con altri studiosi.
Ma questo è, come si dice, salutare anche per la filosofia. Nella sua domanda iniziale però c'era un punto, cioè ci sono degli scienziati, dei filosofi che hanno negato assolutamente dignità alla scienza. Benedetto Croce parlava dei concetti scientifici come pseudo-concetti, uno. E un altro grande filosofo del primo Novecento, Martin Heidegger, ha affermato che la scienza non pensa, quindi gli scienziati non pensano, chi pensa sono i filosofi. Quindi questo per dire che di posizioni all'interno della filosofia circa la scienza ce ne sono state di un ampio spettro. Per stabilire quali di queste sono fondate e quali di queste non sono fondate sarebbe un altro discorso. Allora, questo ottimo intervento del collega umanista mi spinge a fare, come dire, due osservazioni. Primo, che ci sono gli individui, gli scienziati, i filosofi, eccetera, i geni, non geni, ma che ci sono anche le istituzioni, cioè c'è chi ha la responsabilità di costruire le cose. Se qui a Padova ora si prova a fare la fusione nucleare, una nuova forma di energia, è perché un presidente del CNR, Colonnetti, negli anni 50 fondò l'inizio di quell'istituto che ora c'è, ma ci vuole anche una lungimiranza e una visione. Prima abbiamo detto di Voltaire, che diceva della multidisciplinarità, eccetera. Allora, per essere chiari, Croce, che è stato appena citato, gli andò contro, disse che era impossibile pensare alla scienza come una roba che potesse avere a che fare con la cultura e robe di questo genere, e mise anche in pratica il suo convincimento, perché è diventato ministro della ricerca, dell'università, della cultura, quello che era, e ridusse pesantemente il finanziamento al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Questo poi non sapete benissimo che quando poi Croce fece il manifesto per il fascismo, Volterra, De Ricci, cioè i due andarono avanti insieme, però questo poi succede, bisogna anche avere il Colonnetti di prima, che citavo prima, è uno che scrive, questo lo riportiamo nel libro, di come a volte chi governa non capisce quanto davvero importante sia la scienza e quindi non la finanzia, non perché manchino i soldi, come dire, perché non lo capisce. Quindi importanza delle persone che poi governano la scienza, questo è fondamentale. Naturalmente ebbe ragione Voltaire e non Benedetto Croce, questo i fatti, come dire, lo dimostrano. Poi l'altra, lasciatemi dire, roba, la fisica e filosofia. Allora io da fisico credo che la filosofia, un po' come la fisica o le scienze in generale, però la fisica ha un po' un ruolo più, come dire, no? più ampio, più di leggi universali e roba di questo genere, e alla fine abbiano la stessa radice, cercare di capire come stanno le cose. E il filosofo ha il vantaggio, poi siamo sempre uomini, sia che io sia fisico che sia filosofo, e allora il cervello del filosofo è più libero, o è stato più libero. Allora prima citava il collega della nascita, se volete, della filosofia della scienza con i filosofi greci. Allora il mestiere che stiamo facendo adesso, in questi giorni, che faccio per esempio, di cui ci occupiamo adesso, deriva dal fatto che riusciamo a fermare quasi il moto degli atomi e a trasformare questi atomi in basi per calcolatori quantistici. Ebbene, che non ci si possano fermare del tutto, ma solo quasi, e che diventino qualche cosa di diverso, questo lo scrive nel De Rerum Natura il poeta, che mette in, ce lo dice, dice: no, ma attenti, gli atomi non si possono fermare, eccetera. Quindi lui lo intuisce, no? Cioè, la filosofia che lui metteva fa questo intuore. La scienza è qualcosa di più, ovviamente, cioè 2000 anni dopo deve spiegare come mai non si può fermare, poi una volta che lo spiega, però voglio dire, io ho sempre visto personalmente la filosofia, io sono stato incerto all'epoca se iscrivermi a fisico o a filosofia, questo lo devo rivelare, la filosofia ha sempre avuto più libertà, cioè quello che anticipa,
come dire, delle cose che poi, come dire, davvero avvengono. La scienza è una cosa diversa, però alla fine segue dagli intuiti filosofici. Nel suo discorso, insomma, ha anche citato una parola che sicuramente è una parola chiave, ovvero quella delle risorse, ed apre a una serie di riflessioni sicuramente molto ampie, per cui mi piacerebbe anche concludere nel parlare proprio di questo, perché diciamo che anche in tempo di pandemia si è imposta alla nostra attenzione l'importanza delle risorse che la scienza deve avere, questo perché spesso e in maniera naturale la scienza ha bisogno di tempi molto lunghi per le sue ricerche e scoperte. Pensiamo all'internet che utilizziamo oggi, di certo non è il frutto di una ricerca condotta in poco tempo, anzi all'inizio non si sapeva nemmeno quale sarebbe stato poi il punto d'arrivo probabilmente. Se pensiamo però invece ai vaccini che sono stati sperimentati e messi in commercio nell'arco di un solo anno, anno e mezzo, ci rendiamo conto che poi forse allora con delle risorse diverse è anche possibile, almeno per quanto riguarda alcune scoperte specifiche, accelerare un pochino i tempi. E quindi comprendiamo quanto importante sia dedicare, investire proprio su questo. Quanto lo facciamo oggi, quanto poco lo facciamo oggi forse, e quanto invece dal punto di vista delle risorse umane, dei cervelli, siamo noi ricchi da questo punto di vista? Direi che è una situazione che ormai più o meno conosciamo tutti e credo che conoscano prima di tutto i giovani ricercatori, gli scienziati e gli studenti. C'è chi esporta petrolio, c'è chi esporta terre rare e noi italiani esportiamo cervelli. In realtà l'abbiamo sempre fatto, perché se uno guarda la storia, anche Leonardo era un cervello da esportazioni, infatti poi la Gioconda sta a Parigi non a caso. E se guardate la storia dal Rinascimento in poi, la quantità di cervelli italiani che sono emigrati nel mondo dell'arte, nel mondo della scienza, è una quantità strabiliante. E oggi devo dire, da giornalista, quando uno fa una breve indagine così molto empirica sui responsabili, i direttori, i manager delle grandi istituzioni scientifiche, per esempio anche solo in Europa, vede che la quantità di italiani è assolutamente, direi, abnorme, fa impressione. Per cui uno si chiede, ma tutti questi bravi studiosi uomini e donne perché li abbiamo fatti scappare? Naturalmente nel mondo della scienza non esistono confini, quindi è logico viaggiare e muoversi, ma il nostro problema, come sappiamo, è che poi questi cervelli non ritornano mai o raramente, e i cervelli americani piuttosto che francesi o cinesi o africani da noi vengono rarissimamente. Le ragioni le conosciamo tutti, perché purtroppo continuiamo a investire pochissimo nella ricerca. Anche il PNRR di cui parliamo nel libro, in realtà, se guardate bene i dati in termini di miliardi destinati alla ricerca in generale, alla ricerca medica, al sistema sanitario, sono in realtà solo una frazione. Quindi diciamo che anche il governo Draghi non è riuscito di fatto a correggere questa struttura che già era stata in qualche modo una caratteristica del governo Conte. Quindi noi soffriamo di un problema che è di lunga data e che quindi probabilmente non si può risolvere facilmente, e non è stato un caso che Giorgio Parisi abbia fatto questo appello, ormai lo abbia già ripetuto già in due o tre occasioni, anche con il videomessaggio che ha fatto l'altro giorno per l'inaugurazione del Salone del Libro di Torino, ha di nuovo detto investiamo nella ricerca. Purtroppo la nostra classe politica e diciamo anche la nostra classe imprenditoriale non sono particolarmente sensibili a questo tema. E Massimo Inguscio citava la storia che noi mettiamo nel primo capitolo di Enrico Fermi quando viene in Italia e appunto dà quest'idea formidabile non di comprare ma di costruire, quindi di, fra virgolette, di inventare un computer. E se a un certo punto l'Italia è stata un leader mondiale per un certo periodo nei computer, lo dobbiamo proprio a Fermi, e lui ha lasciato un'eredità incredibile che poi si materializza per esempio nell'Olivetti, soltanto che poi a un certo punto
chi conosce la storia sa che a un certo punto poi l'Olivetti viene, fra virgolette, costretta subito dopo la morte di Adriano Olivetti nel 62 a cedere agli Stati Uniti, era il General Electric, la sua divisione di computer e di supercomputer, per ragioni che avevano a che fare anche molto con la politica interna e internazionale, e quindi da quel momento l'Italia perde questa straordinaria leadership che noi avevamo acquisito. Poi naturalmente con il tempo in qualche modo l'Italia è riuscita a recuperare qualcuno di quei passi perduti, e noi parliamo anche dei supercomputer che ci sono in Italia, pensiamo al Cineca a Bologna, a quelli che stanno nascendo in questo momento, a quello dell'ENI eccetera, però noi abbiamo perso un'occasione straordinaria nel campo dei computer così come in altri, proprio per questa mancanza non soltanto di denaro ma di visione, per cui quando noi parliamo della scienza, e credo che l'abbiamo detto in più occasioni oggi, scienza vuol dire molte cose, non vuol dire solo risorse, ma vuol dire, visto che parliamo di futuro, di capacità di immaginarlo, quindi di visione, di personaggi. E se ci pensate oggi, quando noi pensiamo appunto alla scienza, pensiamo prima di tutto a dei personaggi che sono quasi dei personaggi ibridi di confine, che in realtà scienziati non sono, ma tutti noi, io penso che in questo momento l'uomo più famoso al mondo sia Elon Musk, che appunto non è uno scienziato, ma è sicuramente un genio sotto molti punti di vista, oltre che anche per altri versi sicuramente una personalità quasi pazzoide. Ma Elon Musk è riuscito, grazie alle sue società che investono e creano prodotti ad altissima tecnologia, a direi colonizzare il nostro immaginario, per cui se noi oggi tutti vogliamo una macchina elettrica è anche grazie a Tesla, se noi tutti in qualche modo siamo affascinati dalla corsa allo spazio lo dobbiamo anche a SpaceX e a Crew Dragon, per cui provate proprio a pensare a questo potere della scienza di immaginare e di far sognare tutti noi, per cui è questo un elemento essenziale della ricerca che però deve essere alimentato, e quindi la conclusione che si può fare è proprio questa, che questa visione e questa capacità di sognare, di immaginare il futuro può sbocciare soltanto se è un fatto collettivo, sociale, che coinvolge tutti noi, dai cittadini agli scienziati, ai politici, agli imprenditori, alle persone di finanza, agli intellettuali. Se non c'è questo dialogo continuo, questa reciproca fecondazione, poi questo miracolo non succede. E quindi da giornalista posso dire che ecco perché la divulgazione è così importante, ed ecco perché è così importante che prima di tutto siano gli scienziati a parlare di ricerche, poi ci siano i filosofi, gli umanisti, i giornalisti, perché noi dobbiamo diffondere questi messaggi pensando che siano appunto semi che gettiamo nel vento, sperando che poi in qualche modo attecchiscano, perché questo fa parte della nostra capacità di entrare nel futuro da protagonisti e non, come dire, da vassalli, perché poi ricordiamoci sempre, e l'abbiamo visto in tempi di pandemia, che solo alcune nazioni hanno avuto quella leadership scientifica che ha permesso loro di produrre i vaccini, tutte le altre nazioni hanno dovuto aspettare i vaccini e comprarli, soltanto pochi avevano quella capacità di studiarli, inventarli e produrli, e questo ha reso alcune nazioni, a cominciare dagli Stati Uniti o dalla Gran Bretagna, delle superpotenze rispetto agli altri che invece aspettavano. Devo chiedervi soltanto di essere sintetici così da lasciare un pochino di spazio anche alle domande dal pubblico, preparatevi nel frattempo. Io voglio dire forte e chiaro questo: in Italia il finanziamento per la ricerca è considerato una spesa ma non un investimento, invece è ovviamente è un investimento, anche perché poi le vere risorse grosse vengono dal mondo e dall'Europa, e investendo in giovani ricercatori si investe anche perché questi sono quelli che fanno i progetti per cui entrano soldi in Italia, anche quindi in senso meno figurato un investimento, è proprio una cosa, come dire, concreta.
Poi la cosa che non si riesce a far capire è che è fondamentale finanziare, programmando nel tempo, la creazione di capitale umano, cioè finanziare il reclutamento anno dopo anno, totalmente trasversale, dallo zoccolo delle scienze dure, diciamo, fino alla filosofia. Questo non funziona. Allora, nel libro che è stato scritto peraltro prima del premio Nobel di Giorgio Parisi, si fa notare che Giorgio Parisi è uno di quelli che era stato finanziato dall'European Research Council, che è una grande iniziativa europea dove abbiamo avuto soldi importanti che di fatto vengono dati bene. Difatti adesso con i due premi Nobel di quest'anno sono ben 7 i vincitori di cose grant europei che hanno avuto, come dire, il Nobel. Però Giorgio racconta di come nella sua disciplina in Francia la quasi maggioranza degli assunti dal CNRS siano suoi discepoli, come dire italiani, e non c'è verso di far capire. Noi abbiamo scritto lettere, abbiamo parlato con una serie di, diciamo, di primi ministri, adesso anche con questo e via discorrendo, diciamo, ma la cosa che non, di cui la politica, ma forse anche l'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica è quella che poi preme sulla politica, la cosa di cui non ci si convince è che invece la ricerca va proprio finanziata intanto così, in libertà, come possibile investimento, perché non si sa mai quello che può succedere. E questa è la vera cosa non è facile, come dire, convincere, anzi quasi impossibile convincere queste persone. Ora, siccome del Covid si erano tutti accorti dell'importanza invece di finanziare, poi si stanno già dimenticando, adesso la fortunata coincidenza, come dire, del premio Nobel può essere che io ho domandato a qualcuno come va, e mi hanno detto ci stiamo lavorando, ma non è che hanno detto, capito, arrivano 1 miliardo in più solo per la ricerca, punto. Ci stanno pensando. Va bene, questa è la vera sostanza. In Italia, e noi siamo abbondantemente, siamo ridicolmente in basso rispetto alla Francia, alla Germania, noi stiamo parlando di Cina, d'America, è proprio questo il vero tema. Quindi speriamo bene. Grazie. Vuole commentare molto velocemente? Voglio dire, finché si valuta la ricerca in base alle applicazioni a ciò che sappiamo già, questo, non progettiamo nessun futuro, semplicemente guardiamo il mondo con la mentalità a cui ci siamo già abituati. Le leve per costruire il futuro riguardano quelle che si trovano in ricerche, le cui applicazioni ancora non sappiamo bene quali possano essere. Questo è successo sempre così, la cosa ci può essere stupire, ma se ci fissiamo sul presente per valutare qualcosa, perché in ogni ricerca, quando i miei allievi o quelli di chiunque altro fanno un progetto, devono indicare anche le possibili applicazioni sul breve, sul medio, sul lungo periodo, e in base in sostanza i progetti spesso vengono valutati in Italia in base al ritorno il più immediato possibile. Ecco, in questa maniera si perde il senso di ciò che veramente sarà il pilastro del futuro. Grazie, io aprirei le domande al pubblico, se qualcuno ha voglia di chiedere qualcosa basta alzare la mano e vi verrà portato un microfono, quindi non siate timidi, c'è sicuramente qualche domanda in fondo, dai giovani che si sono seduti in fondo. Sì, i giovani hanno rispettato la vecchia, li ringrazio. Allora, la mia domanda è, c'è nel panorama italiano uno scienziato o un filosofo o una scienziata o una filosofa che hanno questa visione del futuro che mi pare sia emersa? Cioè, una visione che è quasi, è stata usata la parola pazzoide, io la interpreto in senso positivo, una visione sognante, sganciata e proiettata proprio a un futuro tutto da immaginare. Voi avete in mente qualcuno che ha queste caratteristiche?
Ripeto soltanto perché da lontano non si capisce bene, se avete in mente qualche nome di qualche filosofo, filosofa, scienziato, scienziata che abbia la visione sognante della scienza e del futuro che voi riportate, se c'è qualcuno che fa effettivamente questo, avete qualche nome in mente? Immagino di sì. Beh, gli elenchi, sa dov'è la signora? Sai, secondo me gli elenchi sono sempre un po' imbarazzanti perché sa che uno poi ricorda qualcuno e ne dimentica altri, però sicuramente Giorgio Parisi è una di queste persone perché lui è stato, beh, insomma, è sempre stato un personaggio molto noto nell'ambito delle sue tantissime ricerche, un po' meno noto al pubblico. Ma lui, come mi insegna Massimo Inguscio, è una persona che grazie alla sua cultura di fisico e al suo approccio multidisciplinare, di fatto nella sua vita si è occupato di tantissimi temi, diciamo da come volano, da come riescono a volare centinaia di uccelli in uno stormo senza mai scontrarsi, al supercalcolo dei computer, la quantità di temi di cui lui si è occupato e si occupa tuttora è straordinaria e dà l'idea di una mente veramente superiore. E poi comunque, diciamo la verità, di scienziati italiani che sono considerati ai vertici della ricerca ce ne sono tantissimi. Io adesso non vorrei citarli perché non poi... Gli scienziati sono anche un po' gelosi gli uni degli altri, quindi... Per dare un po' di ottimismo, come dire, Giorgio è l'esempio di quei 10, 20, 100, 1000, diciamo, personaggi, fra l'altro non solo fisici, che sono sempre lì in attesa di prendere il Nobel, che vengono... previsti come possibili Nobel, che poi magari non lo prendono, anzi non lo prendono. E questi 10, 100, 1000, come dire, personaggi sono tutti, come dire, ricercatori, scienziati che hanno avuto, come dire, una visione, cioè hanno saputo iniziare, come dire, qualcosa di diverso, che poi si sta via via rivelando sempre più, come dire, importante, no? Quindi di personaggi, come dire, di persone con visione ce ne sono, è appunto difficile fare, come dire, elenchi o anche magari un pochettino pericoloso, ma nella classe, ecco, per essere chiari, nella classe, diciamo, di persone che sono a questo livello, per esempio l'Italia, diciamo, partecipa abbondantemente. Questa è l'idea è che uno deve capire che la scienza procede per scoperte e la scoperta significa che si trova qualche cosa che non si sa. Allora quelli che poi hanno visione e vincono sono quelli che capito, iniziano qualche cosa a cui all'inizio non si dà importanza. Cioè, vi dirò un ruolo, per dire, uno scienziato italiano che ha avuto un ruolo fondamentale nella produzione dei condensati di Bose-Einstein, con cui adesso si fanno i calcolatori, e niente meno quel famoso Ettore Majorana, poi magari a qualcuno spiegherò perché, Ettore Majorana, che in uno dei suoi unici sette articoli, ma sto parlando degli anni 30, diciamo, introduceva un concetto che poi si è rivelato fondamentale. Ecco, esistono persone con visione, cioè che in qualche maniera si mettono a pensare a qualche cosa di diverso, da cui poi, diciamo, possono scaturire, come dire, risultati molto, molto, molto importanti. Un'osservazione brevissima per quanto riguarda l'ambito filosofico. Attenzione, cioè, che ci sono da un lato anche dei filosofi che della scienza proprio non si interessano minimamente. Ce ne sono altri che fanno un lavoro di comunicazione. Allora io li chiamo filosofi mediatici. Allora attenzione, perché per fare una riflessione filosofica comprensibile
al maggior numero di persone sulla scienza a favore o criticandone alcuni aspetti o in altri, sarebbe bene che chi li fa questi discorsi avesse un minimo di ricerca dietro le spalle, avesse, e non semplicemente fosse quello che è l'interfaccia, cioè una sorta di personalità multimediale. E io temo, cioè semplicemente vi metto in guardia, perché di personaggi del genere che hanno anche l'etichetta di filosofo ce ne sono molti oggi. Quindi il mio è un caveat, state attenti, ecco, cioè, bisognerebbe vedere se dietro ci sono delle spalle che reggono un lavoro di ricerca, che poi una persona si è posto il problema di trovare il modo di comunicare in maniera più semplice, riflettendo sui temi della scienza. Perché la mia impressione è che invece oggi si tenda piuttosto a un tipo di filosofia, quella più nota, diciamo, no? Perché poi c'è quella che fa ricerca pura e che non si preoccupa tanto di questo, purtroppo, e quindi le persone possono avere l'idea che quella sia la filosofia. Ecco, quella in genere è una filosofia di scarto, puramente superficiale, che non raccomanderei a nessuno. Ecco. Una seconda e purtroppo ultima domanda veloce. Ok, devo avvicinare? Sì, meglio. Anche a voce alta, perché fino a qui non arriva. Da qua mi sentite? Volevo fare una domanda ai professori Peruzzi e Inguscio. Allora, a che fare con una giustificazione filosofica dell'approccio scientifico, in particolare fisico? È una domanda che insomma mi ossessiona da un po' di tempo. A che fare in particolare col legame tra la matematica, quindi diciamo di raggiungere una certa legge a livello matematico e quello che poi si può dimostrare o meno essere, cioè che si può effettivamente trovare a livello fisico. Allora, fondamentalmente, cioè, il mio dubbio è il seguente: in che modo, a partire da leggi che possono essere attendibili, cioè nel senso che sono momentaneamente considerate vere, diciamo così, cioè matematicamente si può ottenere una nuova legge, ok, da puramente su base matematica, quindi derivazioni matematiche, non da osservazioni fisiche e scientifiche. In che modo, cioè, questa nuova legge che si ottiene poi in che modo si può dare fondamento filosofico ad una legge che è ottenuta soltanto su base matematica e non su base fisica? Non so se sono stato chiaro. Mi sembra una domanda un po' ampia per essere trattata velocemente. Comunque mi pare di capire che la domanda è fondamentalmente in che modo la matematica in può che dare... modo una nuova legge matematica può trovare fondamento poi a livello filosofico, cioè la filosofia che fondamento dà a una legge matematica considerata vera. Sì, però questa legge matematica è ottenuta soltanto matematicamente, appunto estrapolata da altre leggi che sono fisicamente considerate vere. E poi questa legge ci sta la possibilità che effettivamente sia... Cioè, le leggi matematiche sono sempre vere, perché o uno trova un errore oppure è vera, diciamo. La cosa che è affascinante è che certe descrizioni matematiche, che sembrano così affascinanti ed astratte, pensi lei alla geometria di superfici in molte dimensioni, con il tensore di Riemann, che invece poi utilizzò Einstein per fare la relatività generale, legge anche quella astrattissima, con la quale adesso però navighiamo con il GPS. Le leggi della fisica sono sempre valide, non vengono mai superate, cioè vengono fatte delle aggiunte. Cioè la meccanica classica funziona finché una particella si muove in un certo modo, è grande e via discorrendo, se diventa piccolissima, si trova in certi contesti, bisogna inventare la meccanica quantistica, ma non è che con la meccanica quantistica si superi, cioè se io devo mandare un razzo sulla Luna o lanciare una pietra, continua a valere perfettamente
come dire, la meccanica classica. Nel libro si citano a questo proposito il dilemma, che è un pochettino filosofico, di come la gravità della caduta dei gravi ancora non si riesca a conciliare con la meccanica quantistica, con la fisica, come dire, dei quanti, e forse ci si arriverà, sono sicuro che in qualche modo ci si arriverà, diciamo, ma purtuttavia noi usiamo le leggi della gravità per fare tutto quello che si fa, come dire, nella dinamica dei corpi celesti, nei movimenti nostri, come dire, via discorrendo. Ecco, può darsi che la filosofia, con la sua capacità di poter astrarre poi dagli esperimenti, come dire, concreti, riesca a superare queste cose. Anzi, vorrei dire che il famoso Colonnetti, presidente del CNR, che ho citato più volte, che ha ricostruito l'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale basandosi sulla ricerca, il CNR si chiamava Centro per la Ricostruzione all'epoca, e anche padre costituente, pensate, tempi in cui in Parlamento sedevano Aldo Moro, Concetto Marchesi e poi Colonnetti, che produce il famoso articolo 9 che dice che la scienza, che la Repubblica deve sostenere sì ambiente, cultura, ma anche scienza e tecnica. E siccome lui era cattolico e doveva convincere i suoi colleghi cattolici dell'importanza della tecnica, a un certo punto disse, e poi sentite, diciamo, queste cose nuove che sono successe con appunto questa geometria astratta di Einstein non ci avvicinano di più alle visioni teologico-filosofiche di Sant'Agostino? Quindi questo è un pochettino il tema. Però la scienza non è che uno dice non vale più quella legge non vale più se si trovano dei nuovi, come dire, dei nuovi domini. Ecco, a quel punto allora va bene, cambia. Mi perdonerete, ma devo chiudere qui per le esigenze di tempo. Tutti gli spunti che sono rimasti irrisolti in qualche modo possono essere risolti leggendo magari direttamente il libro che li contiene e contiene alcune delle risposte. E vi ringrazio moltissimo per la partecipazione. In primis ringrazio i nostri ospiti, anche voi nel pubblico. Grazie. Purtroppo, esatto, queste sono le esigenze di tempo. Grazie mille, salve. Grazie.